Bentornati a tutti in un nuovo video. Torniamo a parlare di sistemi di allarme. Sto testando un nuovo microfono, spero vi sia di gradimento, e un nuovo sistema di ripresa. Non è quella definitiva, ma ci stiamo avvicinando. Prima di iniziare devo dirvi che se andate al link che vi lascio qui sopra è un altro allarme, ma all'inizio vi parlerò del triangolo della sicurezza, ovvero come aumentare al massimo il livello della sicurezza in casa vostra. Non mi sto dilungare, andatevelo a rivedere. Noi oggi presentiamo il DG AMA 3G della Digo. È il secondo che recensisco, è il fratello, diciamo, maggiore e costoso, sempre tra virgolette, perché il rapporto qualità-prezzo è veramente incredibile anche in questo. Ma soprattutto abbiamo finalmente, non è una cosa essenziale, ma può far comodo lo schermo touchscreen. Andiamo subito ad aprirlo. La prima cosa che troviamo è un libretto per installare l'applicazione, anzi la skill su Alexa. Purtroppo, ripeto, purtroppo bisogna stare attenti perché a volte le pubblicità sono un po' ingannevoli. Funziona solo con le impostazioni di lingua americana. Non so perché Alexa e tanti altri programmi, soprattutto sugli assistenti vocali, funzionano bene nei loro paesi di origine, ma non in Italia barra Europa. Quindi, se la lingua è impostata in italiano sulla vostra Alexa, non vi funzioneranno queste skill. Vabbè, carino il bigliettino di supporto dell'azienda. Troviamo un altro manuale di istruzioni in inglese, come al solito, molto chiaro, molto ben definito. Molto simile al modello prima. Vi volevo far vedere, per chi fosse interessato, a come inserire la SIM, fate molta attenzione. Ok, bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa abbiamo all'interno. Devo dire che è molto carino da vedere. Anche quello prima era carino, ma forse questo è un po' più bello. Lo accendiamo subito. Welcome. Come vedete, la lingua è in italiano. Quindi, anche se le istruzioni sono in inglese, la lingua è in italiano e quindi può essere veramente alla portata di tutti: i vostri genitori, persone un po' più anziane, persone che non conoscono l'inglese. Iniziamo a vederlo nelle specifiche. Qui dietro abbiamo l'altoparlante e il supporto di montaggio, che se si stacca suona anche da disattivato, perché ovviamente vi possono fregare l'antifurto se non siamo in un luogo pubblico o di passaggio anche con l'allarme disattivato. Quindi mi raccomando, fate attenzione perché suona sempre. Di qua troviamo l'ingresso SIM, che vi ho già fatto vedere come si inserisce. Dall'altro lato troviamo l'ingresso della micro USB, l'attacco per una sirena aggiuntiva, poi abbiamo il microfono per parlare e sentire poi quello che succede nella stanza, e l'on e off, che ovviamente è bloccabile con una password, quindi vi consiglio poi di inserirla, perché se inizia a suonare e vi spengono l'antifurto, addio. Altra cosa interessante, come sul modello precedente di questo allarme, è che ha una sua batteria interna che dovrebbe durare 8 ore. Secondo me dura un po' meno, comunque vi dà tutto il tempo, anche se staccano la luce, vivete o lasciate l'allarme in una casa che usate di rado o in campagna, tutto il resto, comunque il supporto mantiene per 6-8 ore. E una notifica ve la mandano, anche se nessuno sente il vostro allarme che suona, a voi l'avviso arriva e potete avvertire qualcuno che vada a controllare. Ok, ho già parlato abbastanza, adesso parliamo del menu. Come al solito, molto semplice: blocca, sblocca, armato parziale, che vi ricordo è quello che attiva solo i sensori
delle finestre e non di movimento quando siete in casa. Poi abbiamo una funzione presa, io non ho ancora trovato accessori prese, ma credo che siano le prese quelle che accendono e spengono delle luci per simulare la presenza di qualcuno in casa, ma io non ho ancora trovato accessori compatibili con il Digo. Quindi magari è un supporto che verrà aggiornato successivamente. Poi vabbè, qua abbiamo disarma, qui abbiamo l'iconcina che ci dice il livello attuale dell'allarme, vabbè, l'ora. E poi vabbè, abbiamo il menu e la chiamata. Come vedete, vi arriva praticamente già tutto pronto. Andiamo a vedere il menu subito. Abbiamo impostazioni, telefono. Impostazioni, poi andiamo a vedere. Telefono è per inserire i numeri di telefono, molto semplice. Noi inseriremo un numero di telefono e ci arriveranno lì, se inseriamo la schedina, le notifiche di allarme. Poi chiamando il numero dell'allarme, con 1 attiviamo l'allarme, con 2 disattiviamo l'allarme. Con 3 sentiamo i rumori della stanza dove è contenuto questo grazie al microfono. Con 4 possiamo interagire direttamente con questa scatolina, cioè ascoltare e parlare. Come vedete è tutto molto semplice, basta inserire il numero di telefono, mettere on, e on se si vuole il messaggio, poi si fa ok. Si inserisce, si possono inserire fino a 5 numeri nel caso i primi non rispondessero. Accesso, qui vabbè, abbiamo tutti gli eventi registrati e le allarmi che sono successe. Poi le parti, che è una delle parti più fondamentali, scusate il gioco di parole, e dove possiamo aggiungere i nostri sensori. Quelli che ci danno nella scatola, che poi andremo a vedere, sono già installati. Telecomandi, rilevatori, le placchette, vogliamo aggiungere una sirena addizionale, la presa, quella di cui parlavo di prima, presa timer e decoder, che comunque non ci interessa. Poi vabbè, abbiamo il wifi, qui sono le impostazioni per attivare l'applicazione tramite wifi che vi spiegherò in un video successivo. Poi qui ci sono delle registrazioni di messaggi che però io vi consiglio di non fare perché i messaggi preregistrati in lingua italiana sono perfetti e funzionali, quindi non vedo motivo di registrare altre cose. Il timer credo che si riferisca alle prese perché non ho ancora capito, ho provato ad attivare e disattivare dei timer, ma non succede niente, quindi penso che sia una questione di prese anche questo. Giorno e ora ovviamente per impostare il giorno e l'ora, quindi molto semplice anche qua. Sincronizzazione wifi, per attivare il wifi ovviamente e la nostra schedina. Poi la versione, vabbè, ci dice la versione, sono cose tecniche che non ci interessano. Andiamo in impostazioni e vediamo ritardo. Qui abbiamo il ritardo in uscita, cioè quando attiviamo l'allarme, quanto tempo abbiamo prima di uscire, prima che si attivi l'allarme. È impostato su 40, se non siete lontanissimi io imposterei anche un po' meno. E ritardo in ingresso uguale, appena viene rilevato un movimento o il sensore di una porta viene attivato, parte un timer, alla fine di questo timer ovviamente suona l'allarme. Anche qui non esagererei col tempo perché è tutto tempo regalato ai malintenzionati. Durata della sirena, anche qua si decide quanto deve suonare. Interruttore. Qui abbiamo segnale acustico, sirena, blocca SMS, blocca tastiera, il controluce, il tono della tastiera, il tono del ritardo, un avvertimento per porte e finestre quando suona, attivare e disattivare la voce umana quando si attiva e si disattiva. Quindi come vedete ha un sacco di funzioni ed è molto completo. Le password, che poi di sistema e di utente, che vabbè, sono. Non lo so se volete metterlo oppure no, ma se siete in casa con la vostra famiglia non vi serviranno. La parte più importante, forse
all'inizio è la lingua, come vedete c'è anche l'italiano, ci sono un sacco di altre lingue. Quindi all'inizio inglese, per entrare nella lingua bisogna andare impostazioni, menu, impostazioni e lingua, lo vedete, cioè l'ABC, anche se in inglese non capite tanto, lo vedete dalle figure. Inizializzazione ovviamente è per resettare tutto quanto. Ok, adesso che vi ho fatto vedere molto velocemente perché è molto semplice, ve l'ho già detto, le funzioni del coso, andiamo a vedere gli accessori e poi in seguito come inserire gli altri. In base alla vostra utilità e quanto è grande la vostra casa, io ad esempio ho preso degli altri sensori di finestre e degli altri sensori di movimento, visto che la superficie è abbastanza grande. Anche lì ci sono due telecomandini inclusi nella confezione, ma in base a quanti siete in famiglia si possono comprare un sacco di telecomandini. Mi sembra che il massimo di accessori siano 99, quindi veramente un numero spropositato. Anche la distanza della base dai rilevatori, sensori è abbastanza buona. Io adesso proverò su due piani differenti a vedere se comunicheranno lo stesso. Non dovesse succedere, me lo scriverò nei commenti qui sotto. Ok, mettiamo un attimo da parte il nostro allarme e andiamo a vedere gli accessori. Il primo che vi mostro è il sensore di movimento, che è uguale a quello precedente che avevo mostrato col fratello minore, diciamo. Come al solito abbiamo la levetta per attivarlo la prima volta e il suo supportino molto comodo, perché noi attacchiamo anche, basta un chiodino perché tanto non è pesante, la sua basetta e ovviamente questo va in alto. Lo attacchiamo al muro. La cosa importante da ricordarsi è che si dice, vabbè, ha un angolo di 120 gradi, mi sembra, tenerlo abbastanza in alto e soprattutto l'ho già testato con un animale domestico, ovvero un cane di media taglia, e non viene rilevato. Quindi anche questo per chiedere agli animali domestici e si fa questa domanda, non scatta l'allarme con un cane all'interno. Poi andiamo a vedere l'accessorio più comodo, che è il telecomandino, che è già subito funzionante, che Sistema armato. arma sistema, disarma Sistema disarmato. sistema. Poi abbiamo il sistema armato parziale, ricordatevi questa frase, che attiva solo i sensori Sistema armato. di finestra, qui ve lo scrive che è quello parziale, non quello totale, solo di finestre e porte. Quindi se siete in casa, avete paura che entri qualcuno e tutto il resto, con questo risolverete i vostri problemi. SOS Sistema disarmato. fa suonare subito l'allarme in caso di emergenza o voleste spaventare qualcuno. Altra cosa fondamentale e un po' diversa dalla versione precedente sono i sensori di porte e finestre, che come al solito, vabbè, hanno il magnete che comunica. Fa comunicare i due sensori. La novità di questo, on e off si accende come al solito, è il piccolo spioncino che in caso di qualcuno cerchi di rimuoverlo, comunque lui si attiva. Quindi è una funzione in più per la vostra sicurezza nel caso vedessero il sensore alla finestra e cercassero di rimuoverlo. Quindi è una tecnologia e ne abbiamo due all'interno, proprio abbiamo i suoi supportini e il solito cavo micro USB. Quindi è una tecnologia abbastanza moderna e soprattutto efficace perché abbiamo dei sensori molto buoni e un allarme molto completo a una cifra davvero irrisoria, cioè 80 euro, 80-85. Spedito. Poi se capite che con 6 euro possiamo aggiungere un sensore, con 3-4 euro possiamo aggiungere un sensore di porta e finestra, con altri 3-4 euro possiamo aggiungere dei telecomandini, diventa veramente un allarme qualità
rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile, facile da installare, non dobbiamo chiamare installatori, non dobbiamo chiamare assolutamente nessuno perché possiamo farlo noi stessi. Quindi ora andiamo a configurare un nuovo accessorio, proviamo un telecomandino e un sensore di movimento e poi le conclusioni finali. Ok, eccoci tornati alla configurazione, niente di più semplice. Andremo a installare un telecomandino nuovo di zecca e un nuovo sensore. Come si fa? Menu, poi andiamo in parti, spero si veda abbastanza bene. Poi aggiungiamo telecomando. È molto molto intuitivo e semplice. Come vedete, ne abbiamo già due installati. Non ci resta che sul più e parte un countdown, come vedete. A noi basterà schiacciare qualsiasi tasto e come vedete lo apprende immediatamente. Lo aggiunge qua. Noi abbiamo in tipo 5 secondi, 6 secondi inserito un nuovo telecomando. Livello di difficoltà 0. Adesso andiamo ad aprire il nostro sensore di movimento. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Abbiamo il classico supportino del muro con le viti. Si potranno anche non fare grossi buchi nel muro, basta mettere un chiodino e il sensore non è così pesante da... Poi l'unica cosa che bisognerà fare è passare da off a on. Chiediamo in prestito il coltello del nostro amico. Come vedete, inizia a lampeggiare. Questa operazione ci prenderà un microsecondo in più perché è da differenziare un secondo i tipi di sensori. Come al solito schiacciamo più. Ok, allarme di sistema è un nome che possiamo dare, allarme porta, allarme soggiorno, allarme di panico, allarme camera da letto, allarme finestra, allarme balcone, allarme perimetrale, allarme antincendio, allarme gas, allarme CO. Possiamo dargli un nome per aiutarci a capire, ma non è importante come parte. La parte importante è quella successiva, ovvero quello che c'è scritto qua. Con allarme parziale attivo andremo a inserire solo i sensori di porte e finestre, ovvero questi qua, perché sarà l'allarme che viene attivato quando col telecomandino schiacciamo la casetta. Quindi, se siamo in casa e impostiamo un coso di rilevamento come parziale attivo, suonerà anche se siamo noi in casa. Quindi allarme parziale attivo solo ed esclusivamente per i sensori di porte e finestre. Quello che ci interessa a noi è il sistema disarmato attivo. Verrà attivato solo ed esclusivamente col sistema di allarme inserito tradizionale col lucchettino chiuso. Poi abbiamo funzioni diverse, tipo il 24 ore attivo, che sarà quello per i nostri sensori, rilevatori di gas e CO2 o di acqua, perché ovviamente devono rimanere H24 attivi, perché non possiamo decidere noi o sapere noi quando succederà l'evento. Può essere chiuso. Il campanello, ovviamente, come al solito, c'è la funzione che, se ad esempio, passa davanti a un sensore, fa il rumore del campanello, che può essere utile per i negozi. Poi abbiamo altre funzioni, armato parziale senza indugio, suona subito, senza ritardo, e questo qua uguale. Ok, quindi noi lo mettiamo su armato, sistema disarmato attivo. Gli possiamo dare un numero anche lì per capire. Poi i vari numeri potranno essere modificati sull'applicazione, sul cellulare, per dargli un nome e anche noi, in caso di allarme, capiamo meglio in quale zona è stato attivato il sensore. Possiamo dargli un numero, ad esempio, noi gli scriviamo, visto che è il terzo,
anzi no, al quarto scriviamo 4. Ovviamente pochi sensori non è fondamentale questo passaggio, ma se iniziamo ad avere una decina di sensori, capire i vari, si può anche scrivere, ma non è che, però capire le varie zone è importante. Come vedete, abbiamo un timer, dobbiamo passare davanti al sensore ed è inserito. Aggiunto subito, come vedete, una volta capito il parziale, armato, disarmato, tutto il resto, sono due le cose importanti da sapere. È veramente facile e intuitivo installare anche questo. Gli altri sensori si installano esattamente allo stesso modo e ne potete inserire quanti volete. Io spero di esservi stato di aiuto anche stavolta. Spero di farvi dormire sonni più tranquilli in casa vostra. È una spesa veramente minima per difendere la vostra abitazione. Non scordate di andarvi a vedere il triangolo della sicurezza perché la parte più importante del vostro sistema di sicurezza siete proprio voi. Quindi, come al solito, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, numerosi come al solito, e noi ci vediamo.